Ciao a tutti amici di Uniliga, benvenuti a una partita freddissima. Bona Corsese contro Chupacabras. Vincono i Chupacabras 6-2. Noi siamo in compagnia dei nostri amici che si chiamano Bruno e Mario. Ok, allora Bruno, tu stavi evidenziando una cosa molto, molto importante, molto più importante del calcio. Cioè che vorremmo le interviste vorremmo le interviste con le ombrelline, ecco, però più nude. Uguale ma più nude. Ecco, ok, perfetto. Adesso riguardante invece il calcio, parliamo un po' di calcio. Chupacabras la scorsa settimana mi pare che avevano pareggiato. Sì, avevamo pareggiato, è stata una partita quella difficile, dura, e anche lì mancavano tanti ragazzi, mancavo io stesso, che purtroppo sono stato fuori 3 mesi per una pubalgia, ancora mi continua. Ah. Quindi non so se giocherò la prossima dopo la sosta, però la partita è stata dura anche quella, anche questa. Solo che siamo stati più combatti, abbiamo girato di più la palla e anche il fatto che sicuramente siamo stati in superiorità numerica ai primi minuti ha giocato a nostro favore, perché è come se fossimo partiti 2-0 purtroppo agli avversari. Sì, sì, anche se comunque l'avete decisa poi nel secondo tempo. Sì, sì, però comunque siamo contentissimi che hanno giocato tutti quanti, soprattutto del giro palla che era mancato un sacco nelle scorse partite e che questa volta c'è stato e i risultati sono visti. Ho capito. Quando riguarda invece la Bona Corsese, ho visto un sacco di avvicendamenti in campo, non c'era in porta ad esempio Antonino, sì. C'era in attacco Christian. Allora noi stiamo pagando un po' a duro, stiamo pagando caro le assenze, sì. Ci stanno colpendo vari infortuni, varie assenze dovute a motivi lavorativi. Il dispiacere di questa partita è che abbiamo giocato i primi 10 minuti praticamente in 6. Sì. I ragazzi hanno giocato comunque benissimo, probabilmente avrebbero vinto comunque, però dispiace che non giocare a pieno organico, nel senso, certo, spero che ci rifaremo nelle prossime partite di non fare la fine del Benevento. Ok, grazie ragazzi, e ovviamente parte il nostro invito per le ombrelline, questo lo facciamo presente alla direzione. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, buon Unileague a voi studio.